Ciao a tutti, sono Erika. Mamma mia che calura! Comunque, come penso saprete tutti, ormai è uscito The Cursed Child e io non ce l'ho ancora perché sono una poveraccia senza soldi e quindi aspetterò il mio compleanno per poterlo comprare o farmelo regalare, non ho ancora deciso. In ogni caso su Pottermore è uscito un altro test, ovvero il test per scoprire qual è il tuo Patronus e quindi ovviamente devo farlo perché io ho iniziato questa serie su Pottermore e quindi devo continuarla e quindi niente, ora farò il test. Iniziamo! Ok, adesso non so se riuscite a vedere bene qua lo schermo, però sto facendo una specie di presentazione con questo bosco magico e niente, ora aspetto che mi dica che cosa fare, tipo se devo rispondere a delle domande o fare cosa, ecco, tutto qua. Adesso nello schermo si intravede la figura di un cervo, però è sparito di nuovo, quindi non so, credo che farà vedere qualche Patronus o qualcosa del genere. E poi non ho idea veramente di come è fatto questo test, non ho guardato nessun altro video su questo test, per cui sono molto molto curiosa. Tra l'altro perché sto guardando di là se tanto la telecamera è di qua, ma vabbè, sono scema, non sono più abituata a fare video, mi dispiace. È comparso come si deve il Patronus, non so se riuscite a vedere qualcosa, mannaggia c'è il riflesso dello schermo. Comunque quelle figure luminose che avete visto sono i patroni. Allora, il patrono è un tipo di forza positiva, una proiezione delle cose di cui gli stennatori si nutrono, cioè speranza e quelle cose di positive. Non ho fatto in tempo a leggere, mi dispiace. Questa presentazione è leggermente lunga, però credo che vista il computer magari funzioni leggermente meglio, sia meno scattosa. Ah, ok, tra l'altro, ok, è arrivato il titolo in cui dice scopri il tuo Patronus e questa è la schermata. E comunque stavo dicendo, secondo me è un po' tanto lunga come presentazione, però magari al computer rende meglio. Ma i disegni mi piacciono tanto, come l'atmosfera che c'è. E diciamo che è qualcosa di nuovo. Nel frattempo ho cliccato inizia il test comunque. Allora ragazzi, la situazione è veramente critica perché io ho provato a fare questo test sul cellulare, ma non funziona più di tanto. Da quel che ho capito, il test propone 3 parole e noi tra queste 3 dobbiamo sceglierne una, quella che ci ispira di più in maniera istintiva, è molto molto veloce. Sul cellulare la cosa è un pochino scattosa e mi ha fatto ricominciare tipo 300 volte e non riuscivo neanche a parlarvene mentre facevo il test, per cui è stato un caos e ad un certo punto ero veramente stanca, per cui ho staccato e adesso accenderò il computer e proverò a fare il test sul computer perché magari funziona leggermente meglio. Ok, ho appena acceso il computer, spero che non faccia troppo rumore di sottofondo. Comunque, ora faccio il test e mentre lo faccio cercherò di dirvi che cosa sta succedendo. L'angolazione non è proprio ottimale, però diciamo che è l'unico modo per farvi vedere la mia faccia e non farvi vedere il disastro che c'è in quell'angolo là dietro la mia sedia. E quindi sì, proviamo a fare così. Ok, ora riprovo a partire per scoprire il mio Patronus. Sto di nuovo facendo la scena iniziale. Oh mio Dio, quante volte dovrò fare questa cosa, non lo so. Però va decisamente molto più veloce ed è una buona cosa. Ok, quindi scopri il tuo Patronus, bla bla bla, inizia. Allora, sogni, scoperte, danza, danza. Luce, shadow, cioè ombra, luce. Gioca, prowl, preen. Ho scelto play, gioca, perché non so che cosa volessero dire le altre cose. Ho visto qualcosa e quasi fatto il tuo Patronus, mamma mia. Parla o stai in silenzio? Parla. Si sta formando. Wow, sono velocissima adesso il computer. Guarda, ascolta, tocca. Guarda. E il mio Patronus è un black mare, che non so che cosa sia. Oh mio Dio. Va bene. Ah sì, è tipo una specie di cavallo. Ci sta. Non so bene quali siano le sue caratteristiche, però forte. Cioè, almeno ci ho messo poco a crearlo, mentre prima sono stata mezz'ora, veramente mezz'ora, a provare a far funzionare questo cavolo di test sul cellulare e non capivo come funzionasse. E niente, sul computer è molto molto più immediato, un po' meno figo forse, però molto più immediato. Ok, sono andata a vedere meglio sul sito per sapere se c'era qualche informazione in più sul mio Patronus, che appunto è un, non mi ricordo già più, un black mare. E però non ho trovato praticamente nulla, diciamo che ti fa rivedere come è fatto il tuo Patronus, ma non c'è nessuna caratteristica specifica di quel Patronus ed era una cosa che io invece avrei voluto. E ci sono tanti articoli su cos'è il Patronus, come è fatto
il Patronus, come si fa l'incantesimo, perché si usa questo incantesimo, cosa fa il cioccolato contro i dissennatori, queste cose qui. Che sì, sicuramente sono degli articoli interessanti per i fan, però io volevo sapere che cosa significava il mio Patronus. E l'altra cosa è che il test è stato un test molto molto a caso. È bella la cosa della grafica che hanno inserito, mi è piaciuta tanto, però diciamo che sul computer funziona abbastanza, sul cellulare funziona praticamente zero, è lentissimo il test e l'ho dovuto rifare 300 volte. Poi vado sul computer e ci ho messo 5 secondi, come avete visto, e mi ha deluso un po' questa cosa. Oltretutto, dovendo rispondere così velocemente alle domande, non avevo neanche il tempo di andare a cercare quelle due o tre parole che non conoscevo perché sono vocaboli molto specifici che non posso nemmeno ricavare dal contesto. E questo, secondo me, è un po' uno svantaggio per le persone che seguono la saga ma sono di paesi non anglofoni. È un po' come se la Rowling o chi gestisce il sito fossero razzisti nei confronti delle persone che non parlano inglese o che sono fuori dall'Inghilterra, perché comunque si sa che anche lo spettacolo The Cursed Child l'hanno fatto solo in Inghilterra, in teoria. E quindi niente, io spero che poi comunque lo spettacolo lo facciano anche in Italia e quello sicuramente lo voglio andare a vedere, tipo che spenderò una barca di soldi, però non importa perché quello lo devo assolutamente vedere. E niente, secondo me questo sito ha ancora tante tante potenzialità. Vabbè, anche perché basta ricordarsi il vecchio sito, che era una cosa veramente fantastica. Io spero che pian piano inizino a renderlo un pochino più come quello, che inseriscano qualche minigioco in più a parte i test. E per quanto riguarda i test, io spero che se faranno altri test, spero vivamente di sì, perché mi diverto un sacco a farli, siano come quelli delle altre volte e non come questo qui. Perché appunto dicevo, la parte della grafica mi è piaciuta tantissimo. Però per il resto le domande erano un po', non lo so, preferivo le altre. Quindi se riuscissero a mischiare le due cose sarebbe fighissimo, tipo mi piacerebbe fare un test che magari riguarda le materie scolastiche di Hogwarts o qualcosa del genere, del tipo per quale materia sei più portato. E niente, quindi io vi saluto perché ormai ho finito di parlare per oggi e tra l'altro sono pure senza voce e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!